Mamma mia, siamo davvero ancora emozionati per queste immagini, per questa giornata splendida di grande ciclismo. Ebbene, non è finita, le emozioni non sono finite perché ho appena chiesto la disponibilità a un campione, a un ex campione, a uno che ha scritto pagine indimenticabili proprio su quelle strade, ma anche su altre strade. Fa parte della grande storia del ciclismo. Ebbene, inutile insistere nelle premesse, per cui c'è solo il modo per ringraziarlo per essere con noi. Grazie e buona domenica, Andrei Cimil. Grazie, Andrei. Buonasera. Allora, Andrei, mi devi un pochino scusare perché sono emozionato. Sono emozionato per le emozioni vissute e sono emozionato, nonostante non sia la prima volta, per il fatto di averti come ospite. Tu sai che sei sempre un ospite autorevole, io sono un privilegiato a godere della tua amicizia. E poi, oltre che ospite autorevole per quello che sei stato capace di scrivere in bici, sei anche uno che ama dire ciò che pensa. Ebbene, della corsa di oggi che cosa dobbiamo pensare? Tutto il bene possibile, credo, o no? Fantastica, fantastica. Ho perso tutti i pronostici personali, perché fino a un certo punto io pensavo chi vincerà lo sloveno, chi vincerà il Pogačar, perché lui ha fatto il tempo sia sul vecchio Quaremont sia sul Patersberg, e sembrava che non prende neanche l'aria. Era talmente forte che, però, conoscendo i corridori olandesi, conoscendo Adrie van der Poel, il padre del Certo. giovane che ha vinto, ero sicuro che succederà qualcosa di interessante. Però mi sembrava che l'epoca era molto forte, era molto più forte. Perché quando tu arrivi negli ultimi 200 metri, dopo 267-270 km, non devi essere un velocista per vincere, devi solo avere le forze nelle gambe, come quelle che faceva Gianni Bugno, quelle che faceva l'Argentin, o come facevano gli altri, come facevo anche io ogni tanto, Cipollini. È una cosa naturale, però. È successo quello che è successo. L'hanno giocato la volata, l'hanno sbagliato completamente, l'hanno smesso di pedalare e quelli che sono arrivati da dietro avevano la doppia velocità. Perciò il secondo e il terzo posto, anche se il terzo è il figlio del mio ex gregario, Laurent Madouas, che ha fatto il terzo, che ho già fatto, sono riuscito già a fare anche i complimenti, Ah, bravo. non sono veri. Non sono veri. Il primo dovrebbe essere quello che ha vinto, Van der Poel, e il secondo è il Pogačar, perché il resto è lo sbaglio tattico del ciclismo. Però è stata bellissima la fine della corsa. Allora, Quelli davanti tiravano, ma non tiravano tanto. Quelli da dietro sembrava di rientrare, ma non rientravano perché c'erano sempre quelli 36 secondi, 20 secondi, 36 secondi, 20 secondi. E quando sono passati dal triangolo rosso, ho capito che se riuscirà a vincere quello che è il più forte, vincerà. Però erano anche le storie quando la gente che veniva da dietro vinceva le corse che non dovevano neanche vincere. Perciò viva il questo ciclismo. Imprevisibile come sempre. È perfetto. bello, è bello, è bello chi spacca tutti i pronostici. E voilà. Questo assolutamente, però Andrei vorrei trovare anche un po' di razionalità perché tu eccedevi in razionalità, i grandi successi li hai ottenuti oltre che con la forza, anche con l'intelligenza, con la scaltrezza. Fiandre, Sanremo, Roubaix, arrivavi da solo. Ci Ma voleva lì. Certo. c'era anche la Parigi Tour dove ho battuto Max Sandri, il vostro Certo. toscano, il carissimo, carissimo amico. Certamente, io parlavo, mi limitavo alle classiche monumento, però io voglio No, dire no, 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 questo. ma anche la Parigi Tour è un monumento, eh?
C'era il monumento prima che è uscito fuori Dal World Tour. dal World Tour, perché Vabbè. prima erano sei monumenti, tra quali io ne ho vinti quattro. Oh, ecco, aspetta, aspetta, devo controllare. Ecco, quattro. Però adesso ne ho vinti tre. Ora, le hanno fatto uscire dopo che sei uscito anche tu dai professionisti. Volevo dirti questo per sapere se condividi. Bisogna però riconoscere anche una certa freddezza a Van der Poel, perché Van der Poel, una volta che si è accorto di essere nella posizione non ottimale davanti, ha saputo, come dire, speculare fino ai 250-200 metri e poi partire al momento giusto e resistere. Quindi l'errore forse l'ha fatto Pogačar, che ha voluto insistere troppo a giocare di rimessa. Lui che poi la corsa l'ha fatta tutta lui, diciamocelo francamente, o Boh, sbaglio? sinceramente io pensavo che Pogačar lascerà Van der Poel all'ultimo passaggio di Patersberg. Però questo non è Ero successo. sicuro, anzi ho scommesso con il mio suocero, che era con me, uno che non ha mai guardato le corse del ciclismo, adesso è diventato un grande ciclistoide. Ho detto, quello bianco adesso lascia quello blu. E a un certo punto sembrava che vero, sembrava che il Pogačar va via. Però le corse in Belgio, il pavé, la brutta strada, anche se tu ti senti male, lo sai sempre che puoi recuperare nel momento quando la strada si spiana un po'. E a un certo punto Van der Poel mollato, dopodiché è rientrato. E quando lui è rientrato, il mio suocero mi ha guardato e ha detto: "Ma che pronostico sai fare tu?" Ho detto: "Ma adesso vincerà il blu." E lui ha detto: "Ma come si può fare così? Prima vincerà un bianco, dopo vincerà un blu." Ma e questa è la bellezza del ciclismo. Questa. Unica cosa che in questo caso, se io fossi sul posto di Pogačar, però io non ho vinto la Parigi Tour de France, purtroppo. Lo tirerei fino agli ultimi 150 metri, perché essere secondo al Giro delle Fiandre è sempre meglio di essere quarto. Insomma, dai. Io ne ho fatte 3 volte terzo, 2 volte quarto. 4 volte quinto. Il peggior posto che ho fatto io al Giro delle Fiandre era nonno. Quando ero nonno, ultimo anno, e l'hanno scritto nonno Cimil, ha fatto nono posto. Ma questa corsa ha il merito di essere combattuta fino all'ultimo centimetro. Questo è più di quello che c'è. Se uno che vuole essere un uomo legato al ciclismo, ma al ciclismo vero, quello ciclismo storico, a parte del Tour de France e il Giro d'Italia e anche boh, la Vuelta, che è un po' meno, devi combattere fino all'ultimo centimetro. Non puoi mollare. Non puoi mollare. Gianni Bugno non ha mollato fino all'ultimo centimetro e ha vinto. Io ho combattuto fino all'ultimo centimetro e ho vinto. Michel ha vinto. Tutti quelli che hanno voluto vincere l'hanno vinto. Perciò la cosa più bella di Pogačar, che lui può tornare anche l'anno prossimo, cazzo, è quello vincerà. Quell'uomo non ha limiti. Finché sta sotto Giovanetti, non ha limiti. Dopo si Giannetti, vedrà. Giannetti. Gianetti, Mauro Gianetti, scusa, avevo sbagliato. Prego, no, è solo per una precisazione per chi ci ascolta. È bellissimo. Tutto quello che hanno fatto, malgrado che non c'erano i corridori di Lefebvre, che oggi qualcuno farà le feste, qualcuno che farà lutto. Sono sicuro che Patrick oggi taglierà la testa a tutti quanti i suoi corridori. Però la corsa era stata bella.
combattuta fino all'ultimo, penultimo centimetro, perché Pogačar doveva fare la volata fino all'ultimo. Non si può mollare. Giro delle Fiandre non è una cosa che ti puoi regalare. È una storia del ciclismo, è la ciliegia sulla torta, è qualcosa che ti lascerà sempre nella tua mente il segno della vittoria o il segno della perdita. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Dal 1920, Lucarelli Piante. Vendita e produzione di piante ornamentali e da frutto. Progettazione, realizzazione e manutenzione giardini. Riprendiamo dunque il nostro interessante colloquio con Andrei Cimille. Cimille ci sta rispondendo dalla Moldavia, vero Andrei? Perfetto, perfetto. Allora Andrei, nonostante la tua analisi indiscutibile, viene palesata, si nota una forte ammirazione nei confronti di Tadej Pogačar, veramente un grande corridore. Indubbiamente. Di solito negli ultimi 30 anni è stata fatta questa divisione tra i corridori di classiche e i corridori di corsa a tappe. L'ultimo che è riuscito a fare tutto, indubbiamente, indiscutibilmente, era il grande Eddy. Dopodiché quelli che dovevano fare le classiche facevano le classiche. Scusate, io sto girando il mio telefono, perciò non lo so. Prego, tanto. Prego, prego, va tutto bene. Va. Quelli che facevano le classiche erano le corridori delle classiche, quelli che facevano le corse tappe erano le corse tappe. Il fatto che Pogačar vieni a fare la ronda, lo rimanda il ciclismo indietro a 50 anni, che è una cosa fantastica, è una cosa meravigliosa. Quello che vince il Giro di Francia, che non ha paura, che partecipa al Giro delle Fiandre, è un in più al ciclismo. Perché tutti dicevano, ah, prima c'è il Sagan che è l'astro del ciclismo. No, adesso abbiamo uno veramente forte, veramente vero e veramente discutibile, perché immaginiamo Miguel Indurain che viene a fare il Giro delle Fiandre. È impossibile. Dove era il Miguel e dove era il Giro? Invece questo qua, con i suoi dirigenti, è arrivato il futuro di fare il Giro delle Fiandre. Chi è? Andrei Junior? Questo si chiama Alexander. Alexander, bellissimo. Ciao Alexander, ciao. Bene, ma no, passato. E tu sei nonno? Il nonno di Alexander? Io sono padre. Padre, porca miseria. Padre, ho capito. Qui in Toscana si dice babbo. Io e te siamo coetanei, ma io ce l'ho un po' più grandi, Andrei. Alexander. Va bene. Complimenti, complimenti. Quanto tempo ha? Quanto tempo ha Alexander? Alexander ha 15 mesi. Porca miseria. Complimenti, complimenti a te e alla signora. Complimenti Andrei. Complimenti. Senti, credo sia doveroso alla tua analisi aggiungere Bernardino, perché Bernardino ha vinto Tour, Giro, Vuelta, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e anche Lombardia. Hai parlato bene? Bernard Hinault. Bernard Hinault. Sì, Bernard Hinault ha vinto tutto, però Giro delle Fiandre no. No, è vero, è vero. Sean Kelly che ha vinto quasi tutto.
Però Giro delle Fiandre no. È una corsa talmente particolare. È più di tutto del ciclismo, che compresso in un giorno solo. Hai le strade, il vento, le salite, la brutta strada, pavé, e tutto quanto bisogna capire, bisogna amare e bisogna volere per vincere. Ma Quelli che Andrea, non hanno vinto, che non hanno vinto, è la colpa loro. Io, dalla mia parte, per esempio, io sono contentissimo. Ciao. tienilo vicino, che veramente, veramente contribuisce ad arricchire questo bel quadretto. Alexander, ciao. Bene. E la cosa più bella, per esempio, è che il nostro. Ovviamente Andrei, mi devi dare l'autorizzazione a sfruttare l'immagine di un minore. Lo sai che non potrei, ma ho il permesso di papà, vero? Certo, nel nostro periodo la cosa era bella perché c'era ancora la possibilità dei corridori che facevano le corse a tappe e quelli che facevano le corse di un giorno. E poi arrivava uno tipo Gianni Bugno che riusciva a vincere uno e l'altro. Noi, quelli corridori delle classiche, io, Michel e anche gli altri, non siamo mai riusciti a fare qualcosa di grande sull'altro lato. Invece quelli che venivano a correre da noi, che ci rompevano le scatole facendo le nostre corse, ogni tanto riuscivano anche a infastidire noi con la sua presenza. Quando uno come Pogacar, che vince il Giro delle Francie, viene a correre il Giro delle Fiandre, significa che l'anno prossimo, quando tornerà, vincerà. Perciò si tornerà di nuovo alla storia di grande Eddy Merckx, che vinceva tutto quello che poteva vincere. Saranno problemi per voi giornalisti. Che dovremmo scrivere solo. Dovete spiegare come mai che uno che vince 3 settimane in Francia o in Italia e poi riesce a concentrarsi per 267-270 km di un giorno su una strada che non c'è niente di strada, perché voi non sapete cosa significa di correre il Giro delle Fiandre. Non c'è la strada, non c'è. Andrei, se tu sei disponibile, io tra 15 giorni ti disturberò ancora a parlare della Roubaix, però stai dimostrando che fra i successi prestigiosi che hai ottenuto, forse il Fiandre è quello che porti nel cuore più di tutti. Dai, io amo di più le Fiandre. Per me la Fiandre è la più grande vittoria che io ho fatto. Ho corso le Fiandre 15 anni, tra i quali il peggior piazzamento era il nonno, a 2000-2001, no, 2000, quando ho smesso di correre, ho fatto nonno e l'hanno scritto: ah, Cimila ha fatto nonno al Giro delle Fiandre. Nonno Cimila ha fatto nonno del Giro No, delle ti stai Fiandre. sbagliando. Ti hai smesso nel 2000, hai smesso dopo. 2002, Ah, 2002, ecco. 2002. Li ho fatto 3 volte terzo, quarto, quinto, sesto e tutto questo. E una cosa è la corsa per un ciclista, è la corsa più bella che esiste, è la Giro delle Fiandre, perché c'è tutto dentro. Vento, brutte strade, pavé, i strappi, le battaglie per prendere i muri, la battaglia per uscire dai muri è la cosa più bella che esiste. Non esiste un'altra corsa così completa come il Giro delle Fiandre. Io non voglio citare i grandissimi ciclisti che non sono mai riusciti di vincere questa corsa. Io sono felicissimo che all'età di 36 anni, era quasi il nonno dei ciclisti, sono riuscito a vincere. Ho combattuto, ho patito e ho vinto. E questo rimane un grandissimo, grandissimo ricordo. Andrei, mi devi dare ancora qualche secondo per gli amici sponsor e poi parleremo del tuo Fiandre, perché a tale proposito c'è qualcuno che ti sta aspettando in Toscana.
però pochi secondi ne parleremo, d'accordo? Fai pit stop nei B-Point B-Car. Competenza, efficienza e cortesia. Siamo a Cascina, Pisa, Santa Maria a Monte, Empoli e Ponsacco. La qualità si crea ogni giorno con un buon gioco di squadra. B-Car, qualità, passione e innovazione. Le nostre carrozzerie multiservice ti aspettano a Cascina, Pisa, Santa Maria a Monte, Empoli e Ponsacco. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Bungee Inerti SAS. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità. Recupero, riciclaggio e vendita inerti. Raccolta e recupero materiali edili. Bungee Inerti SAS. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Trasporti conto terzi. Noleggio mezzi operativi con addetto specializzato. www.bungeeinerti.it. Due ruote che vi faranno perdere la testa. Taddei Store a Santa Croce sull'Arno, rivenditore ufficiale Specialized, offre spettacolari avventure sia su strada che fuori strada. Gira il mondo sulle due ruote con Taddei. www.taddeistore.com. Allora riprendiamo il nostro collegamento dalla Moldavia con Andrei Cimilla. Andrei, parliamo del tuo Fiandre a livello un po' in chiave personale. Il corridore che lasciaste alle spalle ci aspetta insieme in Toscana, vicino a Volterra, perché gestisce un ristorante dove si mangia dell'ottima bistecca fiorentina e poi anche un tiro a piattello. Cioè, non so se... Ah, conosco. Il toro. Il toro di... Candici. Di Scandici. Di Candici, Candici, da certo. Stiamo parlando di Dario Fieri. Un'esplosione di simpatia, ma anche di talento, veramente. E dov'è il Pieri? Perché non fa parte della nostra trasmissione? Perché il Pieri adesso è impegnato a fare quello che gli piace di più. Sparare. Spara. Spara, perché è un cacciatore formidabile, e gestisce un tirassegno, e poi è diventato un ristoratore. Da lui si beve un ottimo vino e si mangia dell'ottima carne. E ci aspetta. Da voi si mangia un sempre bene e si beve a meraviglia. E poi avete anche un olio fantastico. Certo. Mi ricordo c'era una volta arrivato Cipollini con olio della Toscana. E poi eravamo in ritiro con MG e faceva freddo. Il suo olio era tutto bianco e la gente si è spaventata, ha detto: ma che cosa che hai portato? E lui dice: no, dovete aspettare 10 minuti, tra poco diventerà un oro. E così è vero. Io ho tanti amici in Toscana. Mi dispiace che abbiamo un po' di chilometri di distanza, però ho una bravissima gente. Ma possiamo dire a Dario che lo andremo a trovare insieme ad Alexander e alla tua signora? Possiamo dirglielo, certo, a Dario? Certo, però il toro di Scanducci ha un debito verso di me, perciò per quello che non risponde, perché la mia ultima rubea che io ho fatto, sì. Ho caduto nel secondo settore. Sì. E lui mi diceva: Andre, io sono sempre il tuo amico, io faccio quello che ti dice. E io ero in recupero, recuperavo la fuga che era davanti. Sì. Da solo sono riuscito ad arrivare a 45 secondi, quelli erano 14 davanti. Arrivo, ti vedo, vedo Dario. Pieri. Dico: andiamo, andiamo! E lui mi fa: io non posso, mi hanno detto che non posso tirare con te. Dico: ma che cazzo sei, ma sei un uomo? Ma stiamo pedalando, no? Ah, ma no, non posso, perciò ho detto: va bene, stammi dietro finché puoi. Dopo lui, ecco, è arrivato, ecco il ciclista del futuro. Dopo purtroppo sono andato avanti e di nuovo ho fatto nonno Cimilla, ha fatto nonno.
E quello, Dario dopo è venuto, ha detto, bah, mi dispiace, tutto quello erano gli ordini della squadra, però potevamo rientrare, una roba è persa. Andremo a tirargli le orecchie insieme. Dai, dai Andrei, facciamo così. Con piacere, con piacere, ma lui ce l'ha orecchie così lunghi? Sì, tranquillo. Tanto è diventato lui un magnum dappertutto. Ah, Capito? bah, anche le orecchie. Sì, tutto, per cui è tutto proporzionato. Tutto proporzionato. Ti volevo Beh, chiedere. era un bravissimo uomo, cioè, faceva finta di essere un duro, ma avevo un'anima perfetta. Su Perfetta. questo condivido e sapeva veramente accarezzare le pietre, davvero come pochi. Forse non aveva la disciplina di Cimilla, questo sicuramente. Ma non aveva la mia nonna. Può darsi, glielo chiederemo se è solo un affare di nonni. Invece vorrei Però ritornare. quello che vedo, no, no, scusami, quello Prego. che vedo, l'amore, il rispetto che lui ha verso Ballero, Certo, fantastico. certo, certo, Lo ammiro certo, tanto. Con Ballero certo. è stata una battaglia molto grossa perché siamo partiti insieme con la GBMG, dove lui è arrivato da un grande corridore. Io dovevo fare il suo gregario, che sinceramente non mi piaceva. Ma anche il fatto, stranamente, un paio di giorni fa mi sono. Perché c'ho questa piccola Sì. pesta. Pesta dove sei? Ecco la pesta. E lui sveglia alle 2 di mattina e comincia a urlare. E noi non riusciamo a calmarlo perché lui urla nel sonno. Perciò io prendo il cuscino e vado a dormire in divano, in salone, al divano in salone, no? E poi cosa faccio? Guardo sull'internet e trovo ogni tanto, perché non sono un grande specialista del mass media, ho trovato i risultati di Flesh Brabançon di 1900, non mi ricordo che anno è. Vince Van Hooijdonk, Ballerini fa secondo, io faccio il terzo. Io mi ricordo che Lefebvre, che eravamo insieme nella stessa squadra, e Lefebvre mi diceva: tu devi fare gregario in questa corsa, devi fare gregario in quella corsa, devi fare gregario in questa corsa, e io ti faccio fare la tua corsa alla Freccia di Brabante, che era una corsa del parlando di grande ciclismo, però era una corsa importante per uno che vuole vincere, perché io volevo vincere, potevo vincere, ma non vincevo. E arriviamo alla corsa, arriva Patrick che mi fa: ma no, Andrei, Franco, il tuo predestinato, odiato tutti e tre, Lefebvre, tre, quando dice, ma chi erano i tre? Lefebvre, Ballerini e me stesso, perché mi sono riuscito a portare in questo modo che qualcuno mi può impedire di fare la mia corsa. Comunque, Franco ha fatto secondo, io ho fatto terzo. E poi quando siamo ritrovati nelle vie libere, lui era da una squadra, io ero in un'altra, era amore e odio. No, piuttosto odio l'amore. Non lo so, odio amore, amore, odio. Quando lui ha esibito alla Parigi-Roubaix con la maglietta, grazie a Roubaix, è stata una bellissima cosa. Certo. Sono andato a vedere anche lui in veste di pilota. Sono stato, l'ho visto 3 settimane prima quello che è successo. Mi dispiace tanto. Ha lasciato un ricordo profondo a tutti. Solo chi l'ha conosciuto
è andato al di là delle apparenze, ecco, non mancano. Arrivata la Madame Grace, abbiamo tre gatti noi a casa. Questa è Grace, come la principessa di Madame Monaco. Grace, da come la principessa, ma è la principessa questa. Perfetto. Vedo che sei sempre in buona compagnia. Perciò verrò in Italia con piacere. Andiamo a tirare le orecchie faraonici a Pieri. E oggi ho postato, no, da oggi abbiamo postato il post del Giro delle Fiandre. E lì in fondo a destra c'è uno fumetto con le magliette rossa. Era lui, in maglia Saeco. In maglia Saeco. E poi combatteva il manubrio. E poi lui ha combattuto il manubrio. E dopo la premiazione sono andato e ho detto, ma quale ragione hai combattuto il manubrio? Tipo, non ha vinto? No, ho combattuto perché ero felice di essere secondo. Infatti, no, certo. È una storia lunga anche la sua da raccontare. Comunque, torniamo a noi, Andrei, e vorrei chiudere parlando del vincitore, perché è stato un grande vincitore, e poi in tema di Pogacar, che giustamente tu eredi alla massima espressione del ciclismo attuale, parlare anche di Van Aert. Poteva cambiare qualcosa con Van Aert in corsa, secondo te? Sì, certo, era un terzo incomodo. Se loro erano in tre, si poteva interpretare qualcosa di diverso. Perché quando tu hai uno veloce come Van Der Poel e uno forte come il Pogacar, è la cosa che doveva finire alla volata finale. Invece, avendo il terzo incomodo come Van Aert, si poteva far diventare la corsa ancora più bella di quella che è successa. Ma e questa è la bellezza della ronde. Il Giro delle Fiandre è qualcosa che non puoi prevedere, qualcosa che non puoi calcolare e qualcosa che non puoi neanche immaginare. Andrei, tu non sei mai stato troppo tenero con Peter Sagan. Secondo te avrà ancora possibilità di far vedere la sua classe? Sì, per me sì. Se ce l'ha le cose... Ma adesso chi lo deve dimostrare che è veramente un Sagan? Perché tutto quello che era prima mi veniva facile, veloce, perché era un predestinato, era un pieno di talento, anche della testa e della forbice. Però adesso bisogna mollare tutto e ripartire. Se lui è veramente quello che è, ci rifarà, ritornerà e vincerà. Invece se non ritornerà e non vincerà, avevo ragione io quando dicevo che è facile di vincere quando tutto viene... No, aspetta. Così. Ma io ci credo, perché lui è un uomo serio. Ha fatto un po' di showman, un po' meno di Mario. Sto parlando di Cipollini, perché meglio di Mario non ci sarà mai nessuno. Però adesso c'è da prendere in considerazione. La mia paura è qual è? Che loro sono stati strapagati del denaro. E il discorso della voglia di vincere non sempre è legato al denaro, legato sempre a un orgoglio personale. Però ogni tanto succede che l'orgoglio personale è coperto da tranquillità economica. Se lui riesce, sicuramente lo farà. Invece se non lo dice, avevo ragione io. Allora Andrei, io direi che abbiamo già disturbato abbastanza. Possiamo darci l'appuntamento la domenica di Pasqua a parlare di Roubaix? Ma prego.
per noi, lo sai, è sempre un piacere e un'occasione di vita, avere veramente a fianco un amico, una persona competente, ma poi un ex di prestigio che risponde il nome di Andrei Ciumille, così bello, giovane, pimpante, con un erede già ormai lanciato. Robby, io non sono, no, io non sono ex, lo sai che gli sportivi non sono mai ex, sono, deve solo dire, ah, questo qua di 1912, quando la meteora ha colpito la terra, quando Napoleone è passato a Mosca e tutto quello. Perfetto. Però non siamo mai ex. Racconteremo così, perché veramente davvero siete degli intramontabili, questo sicuramente. E nel caso tuo hai scritto pagine indelebili. Grazie per essere stato con noi, Andrei. Grazie. E scusaci con la signora e un salutone ad Alexander. Complimenti. Grazie, Roberto. Ciao.